Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 a Fragmentary Passage. Nello scorso episodio abbiamo esplorato il mondo dentro e niente, abbiamo distrutto per più volte la nostra Shadow, o meglio la nostra altra stessa, ovvero lo spettro di acqua. E in questo episodio andremo a parlare con lo specchio. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o uno mi piace e andiamo. Another world I know. Terra. Ven. Are they phantoms? I don't care if they are. Or if I fall into the darkness. I miss them. Ed ecco qui la foresta di spine. Insegui Terra e Ventus. Ora, se mi ricordo... Esatto, hai sbloccato il potere del teletrasporto. Ora puoi saltare da un punto di salvataggio all'altro. Allora, ora possiamo andare nel mondo dentro e nel borgo per andare a riprendere tutti gli scrigni che abbiamo perso. Perché sì, avrò di sicuro mancato degli scrigni. Ora, tanto per... Non lo farò adesso, penso di farlo tra un po' di episodi. Comunque, cerchiamo di farci strada in mezzo a queste spine. O meglio, a questi rovi. A queste... a questi rampicanti. Allora, niente. Andiamo avanti. Ora qui. Mappa della foresta di spine. Da queste parti... No, non c'è niente. Ok. Proseguiamo. Acqua. Ecco a voi. Una nuova meccanica, fra virgolette, nuova meccanica. Allora... Le altre spine non avevano protezioni. Queste sono spine particolari. Dovete distruggerle col fuoco. Stavo dicendo, mi raccomando, fanno abbastanza danni. Allora. Vai. Ok, prendiamo un po' di recupero. Allora, quanto odio questo coso. Si chiamerebbe pironucleo? Sì, pironucleo. Pironucleo si chiama, se mi ricordo, da Kingdom Hearts 3. Allora... no, se mi ricordo, per andare avanti è di là. Però... no, non si può vedere la mappa. Ok. Ok, gioco. Allora, da queste parti c'era una zona opzionale. Che penso di essermi ricordato che è questa qua. Se ovviamente acqua mi facesse salire. Esatto, perché qua c'è uno scrigno. Ora. Ah, quanto rimpiango, Magnete.
Ok. Basta, ok. Come ho fatto a cadere? Non importa, non importa. Allora, mega pozione. Cosa faceva la mega pozione? Ricarica l'80% del gruppo, però. Ah. È una gran pozione unita a una pozione per tutto il gruppo. Ok. Allora, niente, proseguiamo. Attenti. Ricordo, fate questo. Dovete per forza colpirli con la magia. E ora, state notando, Ven? Aveva la testa in giù. Mamma mia. Allora, io come ho già detto mille volte, Ventus è uno dei miei personaggi preferiti. Di... Ok. Di Kingdom Hearts. Io seriamente adoro Ventus. È un personaggio fatto veramente bene. Unico problema... Ok. Lo capirete... Dov'è? Ok. Un po' più avanti. Un po' più avanti. Ok, datemi un secondo. Ok. Allora. Oh. Volevo dire... Io adoro Ventus, per l'amor del cielo, adoro Ventus. Ma in questo gioco, mamma mia, quanto non mi piace. Perché alla fine, come ho già detto, questo gioco è incentrato solo su acqua. Ventus, terra e altri sono solo di sfaccettatura. Non servono a niente. Ok. Proprio questa cosa mi dà un po' di fastidio. Allora, vai. Perfetto. Andiamo avanti. E dopo un bel lag, ecco a voi, il Dark Side. State attenti, mamma mia, è veramente forte come boss. Allora, ancora la testa non si può non si può mirare, mamma mia, come sto parlando male oggi, vabbè. Allora, via. Ora, mi fai mirare? Ok. Distruggete gli Shadow. Non solo perché danno XP, ma perché distruggeteli, fidatevi. Allora. Ok. Ora, una piccolissima cosa. Forza. Grazie. Vieni qua. Se volete allenarvi, andate. Visto che ora c'è la possibilità, tornate indietro ad allenarvi. Se volete essere di livello abbastanza alto e non avere difficoltà. Ok, abbiamo sbloccato la testa. Allora, forza. E ricordo la testa del Dark Side. È il punto debole. Allora.
Perfetto. Ok. E ce l'abbiamo fatta. Allora, da queste parti non c'era niente. Ok. Ok. E come dire, noto veramente pochissimi Darkseid, ma veramente pochi. Ah no, seriamente, qua ci sono, cioè, wow. Però non sono affrontabili. Non sono nemici. Ah, sono solo di background. Di background? Sì, insomma, sono lì a non fare niente. Andiamo avanti. State attenti però. Non ho detto che non attaccano. Allora, ok, tanto per, ok, ok, questo è eliminato, molto bene. Forza, esci, 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 dai. L'ho tenuto proprio all'ultimo, il gran finale. Allora, vai. Etere, perfetto. Direi di salvare, perché da questo punto non mi ricordo più niente, nel vero senso della parola. Allora, passaggio incerto e passaggio roccioso. Allora, salviamo qua, ovviamente. E come dire, sono quanti file di salvataggio? 99, no. File di salvataggio. Sono veramente sprecati questi file di salvataggio. Ho salvato, vero? Ok, sì, ho salvato, ok. Dicevo, sono sprecati, perché? Vedrete perché sono sprecati, vedrete. Allora, ah, sì. State attenti, questo è un cecchino. Sì, più o meno. Cioè, vi attacca dalla distanza e voi potete solo contrattaccare riflettendo i suoi proiettili oscuri. Allora, vieni qua. Scusi. Un po' di lag. Comunque, se mi ricordo, lui dovrebbe darvi XP. Ovviamente. Però, nel senso, dovrebbe essere un buon punto di farming, perché dovrebbe respawnare. Non mi ricordo questo però. So solo che se volete farmare molte XP, venite qua e fate avanti e indietro. Allora, qua
C'era qualcosa, giusto? Esatto. Mannaggia. Allora, dove sono i nemici? Pipistrelli, vi ho sentito, dove siete? Eccovi qua. Ok, ouch. Ma ciao bellezza, proprio ciao. Saluti. Allora, devo andare laggiù. Ok, grazie. Ok. Ok. Ah, mamma mia, 1600 di XP. Perfetto. E ora qua c'è un altro fiore. Ok, questi fiori ovviamente fanno parte di un altro collezionabile, di un altro oggetto, di un altro coso. Ah, no, seriamente, mi danno fastidio gli obiettivi. Mi danno seriamente fastidio. Molto fastidio. Perché... Ok. Almeno prendere... Ok. Dicevo, almeno prendere e dire... Ah, faccio tutto. Qui seriamente ci metterei... mesi, e non sto scherzando, a completare tutto. Tutti i collezionabili io sicuramente non li faccio, perché... Ouch. Perché è solamente una cosa opzionale da dire, ok, ti faccio fare il gioco e non ti do nessun bonus. Perché? Perché se avessero avuto abilità, intendo una cosa del tipo Kingdom Hearts 3. Ora faccio un piccolo paragone, mi dispiace dirlo, ma faccio questo piccolo paragone. Gli oggetti lì avevano delle abilità, come anche in Kingdom Hearts 2. Non mi puoi dire, mi dispiace tantissimo, ripeto, non mi puoi dire faccio il guardaroba, mi personalizzo acqua con cose del genere. E poi... solo in alcune modalità ha delle abilità. Seriamente non mi piace come cosa. E... Ok. Ripeto, questo è praticamente l'unico Kingdom Hearts che non mi è piaciuto. Praticamente l'unico. E di questa cosa seriamente avevano un sacco di opzioni. Veramente, veramente tante. Potevano fare di tutto. Ora, da questa parte c'era... qualcosa, esatto, un Dark Side. Dicevo, avevano un sacco di opportunità. Potevano fare un sacco di robe. Invece hanno fatto poca roba. E sì, ci sono rimasto un po' male. Aiuto. Ok. Perfetto. Ok, sì, sto andando bene per ora. Sì, qua non c'era nessuna parte di uscita, perfetto. Comunque ripeto ancora per l'ennesima volta, mi dispiace se questo let's play è così, ma purtroppo sono obbligato a portarvelo. Purtroppo. Ah. Perché solamente con questo, finalmente, posso completare
tutti i giochi, non tutti ovviamente, perché alcuni sono per DS. Ci sono i filmati, ma non so se farli filmati. Ok. Dicevo, non so se portare i filmati, perché sono protetti da copyright, quindi, come dire... sì. Allora, vorrei tanto portare alcuni giochi, tipo... Ora, faccio un esempio, Recoded. Recoded, mamma mia, lo sto ancora cercando. In lingua italiana, ovviamente. E mamma mia, non si trova, perché ovviamente... ha fatto poca pubblicità. Come cosa? E... cioè, poca pubblicità. È stato poco richiesto, infatti, solo per dirvi, ora, solamente questa cosa leggerissima. Mannaggia. Ok. Solo per dirvi questa cosa, e poi seriamente vado avanti. Forza. Ok. Ok, devo andare dove? No, di qua c'era il Dark Side, da questa parte. Kingdom Hearts Recoded, solamente il prezzo usato, è veramente spropositato. Non esiste da nessuna parte. Si trova solo usato, ovviamente, e se ce l'avete, mamma mia, vale tantissimo. Veramente vale tanto. Comunque, chiuso questa cosa, andiamo avanti perché, mamma mia... devo andare assolutamente avanti. Allora, ok. Tantissime robe. Ora, qui, da questa parte... c'era qualcosa. Mi ricordo che in questo punto... c'era qualcosa. Qua in questo punto della mappa. Ma non mi ricordo cosa. Acqua, per favore, fai i salti fatti bene. Ora, certe volte Acqua fa questo saltello. A molti è piaciuto questo tocco, anche a me, ma certe volte vi darà fastidio. Abbastanza fastidio. Allora, è qua. Grazie per avermi fatto sprecare Firaja. Eccolo qui. Un altro coso completato. Allora... comunque tranquilli, se volete completare questo gioco al 100%, non so perché dovreste farlo, forse per la mania di completezza. Però se volete farlo, tutte le cose, ripeto, sono aggiornate negli obiettivi. Io ogni volta non andrò lì e dirò, serve questo, quest'altro? No, non lo farò più. Allora, ok. Possiamo andare avanti. Ok, dove sei? Grazie. Allora. Dove sei? Vieni qua. Ok. Allora, energiga assolutamente. E comunque consiglio, tenetevi stretti i vostri oggetti curativi. Non usateli. Sono limitati, molto limitati. Perché? Ok. Dicevo, sono limitati perché non ci sono negozi in questo gioco. Quindi se prendete e usate tutti gli oggetti, siete fregati, veramente, veramente fregati. Quindi ogni scrigno è seriamente un punto vitale per questo gioco. Ma ciao, belli!
Sconfiggi il Darkseid, in possesso della sfera oscura. Allora, come dire, è abbastanza facile capire chi è, visto che questi non ci attaccano, gioco. Ah, ora state attenti a queste esplosioni, sono veramente devastanti, fanno un bel danno. E chissà poi chi è, vero? Ma ciao, siamo sulla montagna proibita e mamma mia che danno. Chi si ricorda quel castello? Io sì. Allora, state attenti, questo Darkseid è seriamente forte. Molto forte. E tenetevi punti magia, qui Energiga vi servirà da questo punto in poi. Ok, forza fallo. Fai il tuo attacco finale, la tua Desperation Move. Non la fai? Ok. Allora, ok. State attenti perché quest'urlo vi lancia via. State veramente attenti. Forza. Non lo fai? Mi sembra strano che non faccia alcuni attacchi questo coso. Allora, non devo usare punti magia. Cioè, devo fargli ancora più danno? Eccoli. Sì, eccoli. Allora. Ouch. Ok, per il momento va bene. La ricarica dei punti magia va benissimo. Ok. Lo fa ora? Quando è che fa l'attacco finale? Non capisco. Non lo fa proprio? Deve farlo prima o poi. Eccolo. Oh. Attenti a questi laser, sono totalmente imparabili. Ok. E... perfetto, schivata tutta. Energiga. Allora. Vieni qua. E... Ris and repeat. State attenti, mamma mia. Ouch. Guardate quanto danno ha fatto. Mamma mia. Fa veramente un sacco di danno questo attacco, eh. No.
E adesso, realtà o illusione? Io vi dico solo che abbiamo finito. Nel prossimo episodio di Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 vi consiglio, finite ora, salvate ora, perché mamma mia, oh mamma, andremo avanti e incontreremo Ventus e Terra. E ripeto, chissà che cos'è quello. Proprio chissà che cos'è. Comunque, niente, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace, e alla prossima. Ciao!